Ciao a tutti! Per creare i nostri fiori dobbiamo tagliare delle sagome con un cartoncino bianco. Per farlo usiamo una fustella oppure potete scaricare il file che ho preparato e che trovate nelle info. Prendiamo dunque una ciotolina con dell'acqua e immergiamo le varie sagome. Su un panno asciutto queste sagome andranno riposte senza essere sovrapposte. Ora prendiamo degli acquerelli e formiamo un colore che ci piace. Io sto usando un blu con un tocco di giallo. Quindi con un pennello coloriamo i bordi, più o meno scuri, senza troppa cura. Volendo possiamo aggiungere anche un tocco di giallo al centro. Lasciamo asciugare completamente i fiori. Poi prendiamo un tappeto morbido come questo, oppure un panno asciutto piegato più volte. Con un dotter dunque, premiamo sui bordi dei petali in questo modo. Giriamo il fiore a rovescio e usiamo la parte superiore di una matita per creare dei fossi al centro di ogni petalo. E al centro del fiore al dritto. Ripetiamo tutto per i quattro pezzi, che sono quelli minimi che ci occorreranno per un solo fiore. Prendiamo ora una velina, la tagliamo in due e separiamo i due veli. Lavoriamo il pezzo per creare il centrale del fiore con una forma a goccia, aiutandoci con la colla a caldo. Ora iniziamo a comporre il fiore con la sagoma dalla parte bianca, dove incolliamo il centrale. Pian piano chiudiamo tutti i petali verso il centro. Anche la seconda sagoma sarà a rovescio e la procedura è la stessa, ma i petali verranno chiusi un po' meno. Gli ultimi due andranno applicati al dritto e i petali verranno incollati solo leggermente e dovranno rimanere semi aperti. Ripetiamo con tutti i fiori. Ed eccoli tutti pronti all'uso nelle nostre creazioni. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Se è così, datemi un like e iscrivetevi. Alla prossima!